Bimbi, buongiorno, Cookie, Molly, 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 ci sei? Molly! Sì, c'è anche Molly, wow. Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci qua, buongiorno. Devo fare colazione, oggi facciamo colazione assieme. Benvenuti nel mio secondo canale, questo è il mio secondo canale dedicato principalmente alla cucina, ricette sane e leggere, ma non solo, anche tante recensioni di prodotti da supermercato. Quindi iscrivetevi che se ancora non siete iscritti, tanto non si paga, è gratuito, iscrivetevi. E quindi ragazzi, sono troppo troppo contenta, vi faccio vedere la ricettina con i pavesini al cacao che vi avevo mostrato a mia sorella in uno degli ultimi video dei prodotti da supermercato della spesa che abbiamo fatto. È un dolcino che potete mangiare sia a merenda che a colazione perché è molto molto sano, oppure come dessert speciale e potete mangiarlo sia al momento che conservarlo, quindi è molto molto comodo se per esempio non avete tanto tempo per preparare colazione e merenda. Mettete in frigo e ogni giorno andate e ne mangiate un pezzettino, quindi vi fate la colazione per tutta la settimana. Eccoci qua ragazze, siamo pronte per preparare questa nostra bellissima e meravigliosa colazione merenda sana e leggera. Allora ragazzi, ho preso un bel piattone perché ho tanta fame, non è vero, perché assieme preparerò sia la colazione, guardate lo smalto intonato al piatto, oddio che figata, vabbè. Preparo sia la colazione e poi ne conservo un po' per il pomeriggio, così anche per la nensina, glielo faccio assaggiare anche a mia sorella, quindi facciamo colazione e merenda, quindi dosi abbondanti. È molto molto semplice, utilizzo i pavesini al cacao, novità che abbiamo comprato al supermercato. Vi ho già detto nel video dei prodotti da supermercato, appunto della spesa, dove ho fatto vedere che li avevamo comprati, che non sono proprio super sani ovviamente, perché comunque contengono molto zucchero, però sono abbastanza, hanno poche calorie e sono abbastanza buoni perché non hanno olio di palma né ingredienti dannosi, quindi ogni tanto si può fare, insomma. E poi sono molto molto buoni, io li preferisco sia a quelli normali, che secondo me sono troppo dolciastri, invece qua il cacao li rende un po' più buoni, e sia anche a quelli al caffè. Questi sono i miei preferiti, quindi vabbè, sono quasi finiti, ma io li consumerò tutti, evviva! Ho già di mia sorella che quando tornerà di là, hai preparato la merenda. Un po' di latte di soia, mettete voi quello che volete, potete mettere anche l'acqua oppure latte di mandorle, latte di riso, quello che volete. Andiamo a fare una merenda o una colazione sana e bilanciata, quindi aggiungendoci anche una quota di proteine. Aggiungere un po' di caffè solubile per praticità, per fare prima. Lo sciolgo qua dentro, quindi si scioglie direttamente nel latte freddo. Ecco qua, per magia. Li vado a passare velocemente qui dentro. Ma proprio rapido, da fare una sorta di base per il mio dolcino. Vado a fare un doppio strato per rendere questo dolcino proprio super golosissimo. Bellissimo, e creo proprio una base. I biscotti, buono! Diciamo che io questo qua lo preparo sempre la sera prima, vi dico la verità, perché la mattina quando devo fare colazione non ho troppa fame, non ce la faccio ad aspettare di prepararlo, voglio subito mangiare qualcosa, anche perché se lo preparate con qualche ora di anticipo è molto molto più buono. Quindi potete anche portarlo con voi, tipo se fate colazione fuori, in ufficio, merenda in palestra, lo mettete in un contenitore, appunto invece di un piatto, utilizzatelo in un contenitore e quindi avete la vostra merenda da asporto. Perfetto, a questo punto prendo il mio yogurt a vaniglia, che è troppo troppo buono, lo adoro, veramente lo adoro troppo. Questo è molto dolce, zuccherato, quindi va bene con i pavesini al cacao. E vi faccio vedere questo dolce cioccolato e vaniglia che è favoloso, ragazze. Io vado a versare lo yogurt a vaniglia qua sopra, ovviamente, però a versione ancora più dietetica potete utilizzare lo yogurt greco bianco, che ovviamente è senza zuccheri, ancora più leggero. Io un po' di zuccheri la mattina li voglio e quindi certo questo che viene anche più buono, viene proprio un dessert, cioè viene tipo proprio un dolce, nulla da invidiare ai dolci, però ovviamente molto molto sano. A questo punto vado a preparare la mia crema al cacao. Vedete questa cosa troppo troppo carina, invece del cioccolato fondente sciolto, una cosa ancora più leggera, con pochissime calorie e facilissimo da fare, cioè praticamente qua dentro nell'acqua ho messo 2 dita di acqua fredda,
ci vado a mettere il cacao. Eccolo qua il mio cacao. Io faccio tutto molto a occhio, cioè praticamente io aggiungo cacao in due dita di acqua fin quando non raggiunge una consistenza cremosa. Ne aggiungo tipo 3 cucchiaini alla volta e mescolo. Ecco qua, mescolate, mescolate, piano piano vedete che si amalgama tutto e diventa una cremina. Questo metodo della cremina al cacao è una cosa fantastica. Poi vi farò vedere tante altre ricette se vi piacciono, perché veramente ormai ho scoperto sta cosa, lo utilizzo sempre, ci faccio tante ricettine dolci, quindi mettete un bel pollice in su se vi piacciono le ricette al cacao, io le adoro troppo. Così faccio tanti altri video. Ecco qua, vedete, ancora liquido, quindi ne aggiungo ancora perché deve venire una bella cremina. Quindi aggiungo altri 2 cucchiaini. Ecco qua, guardate, adesso è venuta una cremina molto densa, proprio come dico io, così deve essere, proprio una cremina bella densa. Adesso per dolcificare avete varie strade. Quella più sana e leggera ovviamente di usare un dolcificante alternativo allo zucchero, di utilizzare ad esempio uno sciroppo d'agave, uno sciroppo d'acero, la stevia. Io invece faccio qualcosa di ancora più veloce, semplicemente ci metto un pochino di questo yogurt che appunto devo mettere sopra, che è molto molto dolce, e quindi vado a rendere questo un po' più cremoso. Ne metto tipo un cucchiaino qua dentro, poi assaggiate e viene tipo una mousse al cacao che potete mangiare anche così. Se non avete tempo di aspettare, vi mangiate sta cosa e vi consolate. Guardate che meraviglia, è proprio una crema, vedete com'è bello, oddio è favolosa. Aggiungo un altro po', che assaggiato è ancora un pochino amaro. Quindi aggiungete fin quando non lo sentite che vi piace. Io lo lascio un pochino amaro, non lo faccio dolcissimo, perché mi piace il contrasto appunto con lo yogurt, che è molto molto dolce, questo a vaniglia. Se voi volete, vi ripeto, potete aggiungere anche un cucchiaino di zucchero di canna integrale, un po' di sciroppo d'acero, ed è buonissima. Oddio ragazze, guardate che cos'è sta cremina, cioè è una cosa fantastica, è una mousse super fantasmagorica. Già per questo mi dovete mettere mi piace al video, ho fatto scoprire una cosa troppo troppo bella e buona. Guardate che meraviglia, adesso che faccio? Vado a coprire qua sopra, ma non la metto tutta, ne metto un po' e lo spalmo così, bene, bene, bene. Oh mio Dio, ragazze, io sto morendo, c'ho troppa fame. Comunque adesso mi tocca aspettare, devo fare un altro strato di pavesini, ormai ho deciso di farlo, se no me lo mangiamo così, anche così, con un unico strato, se avete molta fame, mangiate e fate prima. Ok, vado, continuo, faccio la brava, un altro strato, ormai l'ho detto, lo devo fare. Ecco qua, adesso a questo punto ci aggiungo l'altro yogurt che avevo conservato. Ecco qua, è la nostra mousse che non ce la mettiamo sopra, c'è? Certo che ce la mettiamo. Ecco qua la nostra mousse, oddio. Madonna, e che cos'è sta cosa? Sta roba? Ho fatto un mostro, ho creato un mostro, e tutto questo è anche sano e leggero, ma voi vi rendete conto? Cioè, ma chi dice che il cibo sano non è buono? Non ha capito nulla dalla vita. Guardate qua che meraviglia. Che meraviglia. Dei piccoli ciuffettini. Così. Ecco qua, è il nostro dolcino barra merenda barra colazione. È pronto. Meraviglia delle meraviglie. Potete mangiarlo subito oppure aspettare un pochino. Ed eccolo qua, in tutta la sua magnificenza. Ed eccolo qua, io adesso un po' lo mangerò perché non resisto, un po' adesso, e un po' lo conservo alla mia sorellina. Avete notato che sono in pigiama, solo con la mia vestaglina. Ah, ovviamente ragazze, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante, che questo qua ha molte proteine, ovviamente non ve l'ho detto adesso, però ve lo dico sempre, quindi penso di avervi fatto una testa tanta. Abbiamo fatto una merenda abbastanza proteica, anche una colazione abbastanza proteica, quindi ottima anche per la mattina, perché lo yogurt greco contiene molte molte proteine. Spero tanto che questo video versione casalinga vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un pollice in su, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao.